Bene, allora, ciao a tutti, buonasera a tutti, perdonatemi il ritardo, ho dovuto sistemare delle cose ancora per cercare di, di arrivare bene sia a livello video che a livello audio e credo che dovremmo andare meglio così. Il microfono posso mettere più giù bene ciao flora ciao a tutti mi sembra che si veda bene manca ecco manca la luce oh. Oh. bene ci siamo direi Allora, oggi intanto spero che sia andato bene il vostro fine settimana e per chi non c'è stato, abbiamo fatto questo esperimento di celebrare il Wesak insieme, dando alcune informazioni da un punto di vista teorico e eh, poi facendo una pratica insieme, mi sembra che sia stata una cosa buona, una cosa bella e comunque ve lo per se non l'avete fatto per ora eh, Ero un po' indeciso se scusate che abbasso un po' il volume eh, perché non disturbi. Ero indeciso, sono ancora un po' indeciso se lasciare eh, questo vi il video del Wesak ancora online. Per adesso lo trovate ancora sulla pagina Facebook e nel canale YouTube di New Mind TV, eh, però ero indeciso perché, essendo un evento unico, un evento speciale live, non, e poi collegata al WESAC che è passato cioè che è passato che è, diciamo sì è passato ehm, non so se lasciarlo online o meno però per adesso c'è quindi se volete potete andare ad ascoltarlo e fare quella pratica che abbiamo fatto insieme ciao Francesca ehm, quindi a parte questo spero che sia andato bene il fine settimana ricominciamo questa settimana io sto intanto mh, contattando anche altri possibili ospiti e ci stiamo avvicinando sempre di più alla creazione di Chris Academy proprio la piattaforma di Chris Academy la scuola letteralmente online di Chris Academy che è già partita all'interno del gruppo Facebook dove le risorse sono per ora le mie possibilità sono un po' limitate perché Facebook è più difficile è più difficile tenere in ordine eh, bene, i video, le lezioni. Anche se per i live va sempre bene, quindi quello rimarrà, rimarrà: rimarrà per i live, rimarrà come per il gruppo studenti come condivisione. Ma poi ci si sposterà sulla piattaforma di Teachable dove avrà una molto veramente diverso Veramente bello. Mi sta, sono entusiasta. E a, a brevissimo vi, farò, vi, vi, vi darò notizie. Bene, allora. La titolo oggi molto lungo: Concezione energetica della mente dalla sapienza antica alla psicologia dinamica a quella transpersonale. Non voglio essere troppo mh, te tecnico nel parlare. Quest in generale, mi piace farmi capire, mi piace arrivare a a alle persone il più possibile. Nello specifico, poi eh, per questo tipo di live, il lo scopo è divulgativo. però. Questo non significa che io ehm, vi dica delle cose che non siano vere, cioè vorrei riuscire a passarvi alcune cose che hanno una loro complessità, però in maniera semplice, ma non semplicistica, cioè non banalizzando, ma cercando di capire come stanno le cose. Partiamo però da quello che è l'esperienza, ok? Cioè l'esperienza che ognuno di noi può fare se davvero si dedica un tempo sufficiente all'osservazione di sé, dei propri meccanismi. E quindi, al di là di quello che dicono le teorie, aumenta la capacità di sperimentare direttamente, di toccare con mano direttamente la concezione energetica della mente. Eh, ovviamente, ci dobbiamo mettere d'accordo sulle parole, quindi, mente: quando io sto utilizzando adesso il termine mente, dal titolo capite che sto parlando che è qualcosa che ha più a che fare con l'energia che con i vari pensieri, però. È in modo anche più logico e più corretto e secondo alcune culture da cui spesso vengono tradotti anche male alcuni testi, questa cosa è super evidente: cioè i pensieri, il termine è molto generico, ma i processi mentali non sono la mente. La mente è piuttosto ciò che li contiene, è, è più è, è comunque un li, limitante come definizione, però eh, ci aiuta veramente la concezione, per esempio. Eh, Orientale, poi vediamo che poi non è solo orientale in realtà, però in Oriente è ancora rimasta questa concezione che assimila la mente più allo spazio e al luogo, diciamo, il contenitore di tutti quelli che sono i processi mentali. Quindi queste due cose vanno ben distinte. Poi, da, a un livello ancora più profondo, si scopre che la mente è anche la sostanza di cui sono fatti i pensieri, che originando dalla mente non possono che essere, non possono non essere comunque connessi alla mente però è importante distinguerli un po come vanno distinte le onde dal mare quindi le onde sono il mare ovviamente per la, la sostanza delle onde è il mare ok ma ogni onda ha una sua forma e dire che le onde sono il mare non è esattamente la stessa cosa noi dobbiamo sappiamo il mare ovviamente è una metafora un'immagine la sostanza del mare quindi sarebbe meglio dire l'acqua e poi ci sono le onde, sono due cose che vanno distinte anche se sono poi connesse, interconnesse, sono veramente unite. Spero di avervi passato questo messaggio. Quindi questo riguarda però l'aspetto della comprensione dell'unità fra le due cose. Forse è meglio, da un punto di vista precedente, per discernere bene prima, funziona un po' di più la metafora del cielo e, del, e di tutto ciò che attraversa il cielo, quindi le nuvole, per capirci, anche gli aerei volendo, gli uccelli. La mente è più simile al cielo, a quello spazio che permane sempre uguale a se stessa, che permane sempre intoccata, sia quando è piena di cose che la attraversano, sia quando è vuota. Ok? Questa è una concezione, ripeto, che proviene dall'Oriente, ma che ognuno di noi può sperimentare, che poi è quello che si cerca nella meditazione. Esiste una mini-storiella una una, sì, una mini Zen. Beh, per cui il maestro che dice ai praticanti ora osservate la mente e poi li rimprovera dicendo no, io, io ho, detto, non ho, de ho detto osservate la mente, non i contenuti della mente, quelli sono i contenuti della mente, io vi ho detto di osservare la mente. Nella concezione orientale, in particolare quella tibetana, che coincide con quello che ho appena detto, c'è però in più il fatto che la mente, proprio per lo stesso motivo, è... Considerata l'energia che pervade l'intero universo, che pervade ogni cosa, ok? La mente primordiale, la vera mente, se volete usare, quella che io definisco la mente segreta. Quando io parlo della mente segreta, che è il nome che dà lo speciale, intendo questa. Anche i tibetani, hanno, quando parlano di alcune cose, quando parlano di questo aspetto qua, lo definiscono segreto, ma non tanto perché non sia, non sia perché sia tenuto segreto da qualcuno, ma perché è l'aspetto più profondo, più. Più celato a, agli occhi, diciamo, che tendono a percepire le forme. Ok, ora questo è l'aspetto proprio principale, diciamo essenziale della faccenda. Quello che è interessante qual è? Che eh, la concezione energetica della mente, che adesso ho, mh, ho associato alla visione orientale, in realtà la visione che si ritrova in gran parte, se non in tutte, le visioni antiche, inclusa quella occidentale. Okay. Ehm, per cui, ad esempio, quando Aristotele, siamo in Grecia, nella Grecia antica, parla di psiche, la definisce come qualcosa che ha diversi aspetti, ma essenzialmente quello che arriva a dire è che psiche è tutto, tutto ciò che esiste, psiche è anche bios dal suo punto di vista. Quindi la mente, la psiche, è concepita come qualcosa di energetico, ma anche successivamente in Occidente, fino a. Davvero. Ehm... Scusate, sto abbassando leggermente il volume perché ogni... qualche volta disturba il volume e si blocca, vedo che blocca l'immagine. Eh, quando se andiamo indietro nel passato dell'Occidente, fino all'avvento del, praticamente della visione positivista, l'essere umano era comunque concepito in termini di energia. Cioè l'aspetto energetico faceva parte delle pratiche anche mediche. E tutto l'universo allora c'era il termine etere, cioè, cioè per un certo periodo è stato usato il termine etere. Eh, che poi è sparito col positivismo. Poi sta ritornando in qualche modo un po' diverso con la fisica attuale, con la fisica quantistica, tutti gli aspetti, diciamo, di, di scienza dell'avanguardia. Però questo, e anche lì, se andiamo a vedere, ci sono degli ambiti in cui la fisica è tornata a intrecciarsi con la psicologia proprio perché, anche semplicemente da un punto di vista fisico, i sensi, la percezione da parte dei sensi di ciò che è, è fuori, tra virgolette. È un, un, un avvenimento di tipo comunque energetico e i pensieri sono un campo elettromagnetico. Pensieri e emozioni producono campi elettromagnetici, quindi in realtà si sta ritornando semplicemente lì. E quindi vi ho fatto un po' il riassunto molto, molto veloce. Per andare più nello specifico, che ho dato al titolo, appunto, mentre anticamente la concezione che. Eh, anche per, ancora, per darvi ancora alcune, mh, alcuni spunti per, per capire come questa cosa è trasversale. Anche nell'Oriente Cino-Giappone, anche nelle arti marziali, spesso il termine C o chi in, chi in Cina e chi in Giappone usato e tradotto come energia, energia vitale, però spesso è sinonimo di mente. O meglio, è, viene anche tradotto come mente, perché mente è uguale energia. Okay? Quindi da un punto di vista pratico, adesso prima di tornare all'aspetto teorico, e, eh, davvero concepire la mente come, come energia permette di praticare alcune tecniche in maniera diversa perché ci si rende conto che quello che stiamo allenando è letteralmente la nostra capacità di concentrazione mm. come posso dire ci permette di, di di cominciare a avvicinarsi a percepire che davvero noi stiamo indirizzando un qualcosa verso un punto o verso un oggetto con cui siamo concentrati quando siamo in un ambiente possiamo davvero percepire che la nostra mente è qualcosa di tangibile, seppur sottile, che si estende e può toccare le cose. Okay? Cambia tutto, tutta la vostra pratica, tu anche tutte le pratiche di consapevolezza che facciamo, che fate, cambiano se cominciate a percepire la mente in questo concetto di qualcosa che ha a che fare con l'energia. Ehm, un testo che metterò in descrizione, da cui ho preso anche il titolo, anche Mind Power significa potere della mente, ma il testo originale di Atkinson è Mind Power, che poi è tradotto, adesso non mi viene in mente il titolo, la traduzione non è esattamente uguale, ma è qualcosa tipo l'energia mentale e il sottotitolo è qualcosa tipo le basi della magia. In questo libro stiamo parlando di Atkinson, quindi i primi del Novecento. È un libro mo molto, molto, molto ben fatto secondo me, anche se è molto, molto essenziale, non dà molte specifiche, specifiche tecniche, ma lì c'è proprio questa, mh, si vede proprio come dal suo punto di vista Atkinson era anche, ha scritto anche libri sullo yoga e era, ehm, alcuni libri che ha scritto sullo yoga erano firmati da lui non col nome di Atkinson, ma col nome di qualcosa tipo Ramacharaka o Ramachakra, Ramacharaka forse. Eh, quindi era anche, praticava yoga, era un americano, ma un esperienza di yoga. Stiamo parlando del primo del Novecento, quindi non, sicuramente non di moda, era qualcosa che faceva seriamente. E in questo libro, eh, tra, il titolo originale è Mind Power, parla proprio dell'energia mentale. Questa cosa è ritornata oggi, la ripotete vedere simile. Infatti, Atkinson ha ispirato come tutti quelli del New Thought, quel periodo del Novecento americano, ha ispirato tutti poi i testi sulla legge di attrazione e a, andando diciamo, torno a quell'ambito lì. Quindi, per ritornare a questo escursus, anticamente, come dicevo, non in oriente, in Cina, in Tibet, ma anche in Occidente, quindi Aristotele e successivamente anche tutta una parte del Rinascimento, concepiva tranquillamente il concetto di energia, l'interiore dell'essere umano, ma ancora più gli, aspetti, gli aspetti mentali, i processi psichici come, psichici, come qualcosa di energetico. Poi è arrivato il positivismo che ovviamente ha portato tutta l'attenzione a ciò che era esclusivamente percepibile dai sensi o misurabile attraverso gli strumenti che percepiscono ciò che è materico. E, mh, cosa è accaduto? Che è dovuto arrivare Freud praticamente a, a cavallo no? all'inizio del Novecento, anche se lui forse non avrebbe usato questo termine, però F Freud fondando la psicanalisi affermando questa nuova concezione, nuova in quel periodo, cioè in Occidente, appunto era stata sotterrata l'idea che, esiste, che esistesse qualcosa di dinamico, di pulsante, al, a, da, qualche, da qualche parte all'interno che muovesse, che producesse degli effetti. Era sparita in ambito accademico, ma comunque tenete conto che Freud ha semplicemente è stato l'uomo giusto al momento giusto, perché comunque in Occidente... L'Ottocento, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, eh, stava, stava ritornando questa concezione. Mesmer, da cui deriva Mesmerismo, da cui poi deriva tutto quello che è il mondo dell'ipnosi. È stato il Chi studia ipnosi si rifà a mesmer, mesmer. E quando Mesmer vedeva questa possibilità che aveva di causare degli effetti particolari alle persone anche per guarirli, aveva la sua intuizione era che ci fosse, lui lo chiamava un fluido, magne, un fluido animale, un fluido, un fluido magnetico. Poi tutta una parte degli ipnotisti ha tolto questo aspetto, anche loro hanno tolto questo aspetto dinamico energetico e hanno parlato di ipnosi inteso come suggestione mentale. Il fatto è che Freud, che non ha incontrato poche difficoltà, ha cominciato ad affermare invece una concezione dinamica della psiche. Capite? Questa concezione dinamica, infatti, infatti tutta la psicologia che... La psicologia, tutte quelle metodologie che fanno capo alla psicanalisi ma anche che gli stanno intorno o che sono venute da lei più o meno in maniera condivisa dagli psicanalisti più puri quindi la psicologia eh, analitica di Jung eh, la, tutto il mondo di Reich con la bioenergetica appunto la bioenergetica ha fatto il passo oltre però diciamo che rimanendo alla psicanalisi e dintorni Viene definita psicologia dinamica, ok? Intendendo, intendendo appunto tutta quella parte della psicologia che ha rimesso in ballo l'idea che la psiche, che i processi interni, siano qualcosa di dinamico e quindi di energetico. No? Freud parlava di pulsione, energia, eh, di energia di libido, Jung ha esteso il concetto di libido a un'energia vitale, e ecco che siamo facilmente ritornati lì. Reich ha, lui parlava di energia organica, quindi. Eh, ha, ha dovuto anche lui lottare ed è stato anche scambiato per pazzo perché cercava di studiare questa energia organica, ma comunque ha riportato l'idea che il, corpo avesse, il nostro corpo avesse un'energia di un certo tipo e che da lì derivavano tutta una serie di, di cose, di comportamenti, di, di, anche di capacità o di blocchi e i blocchi di questa energia non permettevano di attuare delle, delle cose, delle, di vivere, non permettevano di vivere bene o perfino procura, procuravano dei malesseri. Cosa poi che nella medicina tra tradizionale cinese è sempre rimasta, ovviamente, come nella Ayurveda. Da lì è nata la bioenergetica di Lowen, che utilizza il corpo e il respiro, ma si chiama bioenergetica, quindi bio, la parte fisica, e poi c'è la parte interna, che è la parte interna che è percepita come energetica. Ed ecco che da lì si arriva piano piano alla psicologia transpersonale, che semplicemente. Eh, cerca di sta cercando, ha cercato ormai sono anni che lo fa, di riportare, rimanendo in Occidente, quel concetto di psiche di cui parlavo prima, di cui parlava Aristotele, come qualcosa che è davvero che permea ogni cosa dell'universo a diversi livelli. Quindi esisterà poi una psiche personale, una psiche transpersonale, cioè che va oltre la propria personalità. Ed ecco che con un giro siamo ritornati al concetto di mente dei tibetani, mente intesa come quell'energia. Che permea ogni cosa dell'universo e che, come l'acqua, nel momento in cui assume delle forme, prende quella forma, e poi, se si identifica con quella forma, crede di essere quella forma. Ok? Quindi esiste un'unica mente, con la M maiuscola a questo punto, che è la mente universale, usando termini, e qua torniamo in Occidente, nell'Occidente esoterico, che è poi verso cui tutta la ricerca interiore spirituale tende a, a, ad unificarsi, cioè potremmo dire che intesa in questo senso il lavoro di ricerca interiore spirituale è un percorso che va a strutturare attraverso la costruzione di una, di una volontà la, la capacità di davvero la, usare la propria mente intesa come mente personale, come volontà appunto, come consapevolezza Risveglia l'energia e centralizza questa energia per trovare la propria mente individuale, la propria volontà individuale. Qui anche volontà diventa quasi sinonimo di mente intesa in questo senso, ma poi la vera ricerca interiore spirituale è la ricerca di unificare questa mente personale, definiamo così, attraverso l'amore, se vogliamo usare un termine. Eh, non che tutti conoscono, non di cui tutti conoscono il significato, ma di cui tutti possono intuire il senso. Scusate che sto... Uh, ok. Ehm, no, problemi con l'audio. Dicevo, attraverso l'amore, attraverso dei processi, l'unificazione, o per quantomeno l'entrata in connessione con la mente universale, se non addirittura l'unità con la mente universale. Da questo punto di vista, allora... La, la connessione con questa mente universale è, è quanto di più trovi interessante perlomeno che è quanto di più sembri imitato in maniera molto 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 bassa da quello che è la rete oggi cioè se noi pensiamo se noi ci proviamo anche solo a immaginare non dico a realizzare però a immaginare concettualmente questa antica idea della mente e quindi dell'universo che poi, ripeto, sta ritornando oggi anche da un punto di vista da alcuni fronti di visioni e metodologie e paradigmi scientifici, per cui tutta mente, usando un'altra mm, affermazione di stampo buddista, allora significa che noi, la nostra mente, se la mettiamo in collegamento, in rete con la mente universale, tendenzialmente potremmo arrivare a conoscere cose che si trovano in rete. Ok? Che si trovano ovunque quindi in piccolo ripeto in maniera molto molto più bassa e sicuramente eh, meno evolutiva di, di, di quanto potrebbe essere poi accedere davvero a questa realizzazione coscienziale oggi possiamo sperimentare questa cosa qui io in questo momento posso connettermi con voi che siete dall'altra parte o posso Cercare un'informazione e chiedendo a Google, Google mi connette va in rete nel, nell'iperspazio, no? va a cogliere le informazioni che mi porta. È un'ottima metafora, un ottimo simbolo, un'ottima brutta copia di quello che poi, eh, in realtà, era la concezione così antica, tradizionale, se vogliamo, magica di, di, della mente sia umana, sia personale che umana, che universale. Come sempre, voi scrivete intanto, se voi avete delle domande mentre parlo, scrivete e buttatele giù, domande e riflessioni, perché io almeno ehm, posso leggerle, posso eh, prendere la palla al balzo per approfondire secondo quello che può interessarvi. Quindi è importante rendersi conto di questo. Eh, ricapitolando, secondo me può essere sia utile come informazione teorica, quindi come conoscenza ovviamente da approfondire, sia come eh, modalità pratica di entrare in un modo diverso di concepire l'eventuale concetto di ricerca in spirituale che ognuno ha, ma anche semplicemente di sviluppo del proprio potenziale. E comunque delle, se uno fa delle pratiche specifiche come di meditazione o di yoga o tecniche simili, eh, può utilizzare al meglio. A volte viene bypassata questa cosa anche di chi pratica Tai Chi, per esempio il Tai Chi Chuan. Affermazioni tipo la mente guida il ci che guida il corpo. La mente è concepita in un modo diverso, capite? Non è, la me, non è il pensiero ragionato che guida il ci, è intesa proprio come una volontà, quindi un'energia che guida... una. Sì, poi i termini qui si vanno a confondere, quindi un certo tipo di energia che guida il ci, quindi un altro tipo di energia che poi va a guidare il corpo, che è comunque fatto di energia. È tutto energia. Torniamo sempre lì, in questa concezione. Che ho, io ho, ho detto essere tibetana, ma in realtà appartiene davvero a quasi tutte le tradizioni, se non tutte, se poi ci si mette d'accordo con le parole: tutto è mente, nel senso che tutto è energia cosciente intelligente e cosciente che si densifica a diversi livelli è troppo straordinario interessante affascinante che oggi una parte della scienza una parte della fisica quantistica sta affermando proprio questo ok sta affermando che in maniera magari meno poetica e forse meno profonda meno meno consapevole delle implicazioni che ha per chi lo sperimenta a livello di coscienza, però il fatto che tutto non sia altro che un'energia intelligente, cosciente e intelligente, che si manifesta a diversi livelli vibratori e, e che tutti siamo fatti di questa sostanza, cavolo, è la concezione più spirituale che esista e che più che altro la concezione spirituale che è è esistita ed esiste in tutte le tradizioni antiche di tutti i luoghi da Oriente ad Occidente Io, e quindi incluso l'aspetto occidentale ciao primola allora Francesca ti metto qui ti metto al centro allora in piccolo quando scrivo l'ispirazione arriva dall'alto, da un campo che non saprei dire bene. Poi continui, l'ultimo libro che ho scritto ho avuto proprio una vera connessione, che sentivo scrivevo velocissima in una settimana il libro era finito. Parlo di poesie, sì. È, ma è proprio così, questo è di... Allora, ottimo, ottimo spunto perché lo possiamo anche questo analizzare rispetto all'escursus che ho fatto. Eh, perché? Se vogliamo vedere l'aspetto più spirituale, Aurobindo ha sempre, che scrive ha scritto magistralmente, ha sempre dichiarato che lui si metteva in un vuoto mentale e lasciava scendere quello che lui doveva scrivere, che può essere confuso un po' con il concetto di medium, di medianità o di canalizzazione, però anche lì ci sono diversi livelli di consapevolezza quando Robindo parla di questo non parla di andare in trance in e scrivere ma parlava proprio di connessione cosciente e consapevole con qualcosa che proveniva da, da, da oltre Ok? quindi parliamo di diversi livelli però adesso senza guardare il livello di coscienza quello che è interessante appunto è che l'antica visione sciamanica è si basa sul fatto che lo sciamano, quando doveva eh, richiedere, attingere a delle conoscenze su una cura per una persona, oppure su una soluzione per un problema della comunità, chiedeva al mondo degli spiriti, andava in tranzi, andava in estasi, quindi usciva dal corpo, e attingeva al mondo degli spiriti. Conoscenze, e poi tornava e si faceva da medium, no? Quindi... Si faceva canale, attingeva delle conoscenze e le portava giù. Ma è interessante, appunto, che se a Robindo dice questo esattamente, ma in maniera più evoluta, più cosciente, però è interessante che, in maniera mol, molto in, spesso inconsapevole, non nel senso dei, dei medium che vanno in trance, cioè che, che lo fanno, non, non si rendono conto di quello che accade, che però hanno perlomeno una concezione, cioè prima di andare in trance, sanno, sono coscienti che stanno per chiedere connessione con qualcosa che proviene da altro. Ma è curioso che molte persone che apparentemente non pensano che esista davvero un mondo superiore e magari lo associano a qualcosa di inconscio, semplicemente appunto quello che Freud ha riscoperto, eh, dicono questo. Einstein ha sempre detto che la cosa più importante era l'intuizione. Lui aveva delle intuizioni. Eh, è curioso che mh, lessi in un libro da qualche parte che non trovo, cioè che non mi ricordo, che c'erano tutte le, varie, le cose strane da cui hanno attaccato. I modi strani in cui sono state eh, ispirate delle persone. Da Biro che ha inventato la penna Biro, che di notte si è sognato che era in questo tubo che andava, diciamo, sempre più stretto, e poi arriva una sfera che si blocca tutto, e poi scorre giù questo fiume di incosto che filtra e quindi poi il signor Biro ha inventato la Biro che tutti conosciamo. Ho letto adesso prendetela, con beneficio del dubbio, ma io sono abbastanza sicuro, abbastanza sicuro di aver letto questo. Forse l'ho sentito anche da qualcuno dire, magari approfondite per vedere se è vero, però che um, chi poi ha preso anche il Nobel per la scoperta della, del, del fatto che il, il DNA è, ha la struttura, la struttura elica. Chi non mi ricordo chi dei due ha avuto questa visione sotto l'effetto di LSD. Sembra che sia così. Ovviamente non è che era uno studioso, era uno scienziato, aveva delle conoscenze, non è che è stato solo quello, però magari. Eh, non a caso gli sono tutte quelle idee, però in, in piccolo in grande, no? come dice Francesca, avviene davvero così. La cosa interessante, e questo da un punto di vista esperienziale, ci permette di darci la possibilità, maggiore possibilità di attingere a questo tipo di campo, è che da un punto di vista pratico non conta tanto sapere se proviene da qualche luogo che sta oltre, dal mondo degli spiriti da oltre le nuvole, dall'arcobaleno o da dei processi inconsci o da un inconscio collettivo o da un, o da un inconscio eh, personale da, da un punto di vista pratico intendo quello che conta è che sappiamo che è così sappiamo che da oltre ciò che definiamo, da, ciò che vediamo provengono delle idee quindi che è possibile per noi comunque allenarci a connetterci con un campo che ci permette di trovare nuove conoscenze, intuizioni, guarigione e risorse. Il mio libro, Mente attenta a cuore aperto, parla di questo essenzialmente. È basato su, questo stato di, su questa possibilità. Ehm, quindi, da un punto di vista pratico, quello che conta è che possiamo. E qui, appunto, la riflessione che farei è, che mi sono sempre fatto io, è, cavolo, ma perché? la nostra società, non, non, cioè perché non si passa il tempo ad educare tutti ad accedere a questo stato di coscienza? <ride> Visto che è una nostra possibilità innata, magari non è del tutto sviluppata in tutti nello stesso modo e comunque va allenata e sviluppata, questo rimane, ma il fatto che sia, che sia una potenzialità che ci abbiamo nel pacchetto è veramente assurdo. È, è, che non vada sviluppata, ma questo si connette a una delle altre puntate di questi speciali live, sempre della mente segreta, in cui ehm, oh, dicevo, no? mi chiedevo come mai o parlavo di questi condizionamenti di queste, di queste possibilità, potenzialità della nostra mente che non vengono insegnate o ci vengono tenute gelate. È veramente assurdo. Però ci, almeno ci può aiutare. Quanto meno provare a concepire anche solo teoricamente è vero che la teoria non basta per cambiare le cose ma una buona teoria ci dà delle indicazioni buone, ok? Quindi eh, se uno prova intanto a concepire la propria mente in questo modo come un... intanto comunque cosa di ricettivo, come un'antenna che può recepire, che può connettersi okay? Che può entrare in contatto con un certo campo e poi anche, oltre all'aspetto di volontà, cioè che può proprio letteralmente focalizzarsi e fornire energia a quello che fa. Chiaro è che, e qui si entra in un altro punto importante, nel momento in cui la mia volontà è quella di, come dice Francesca, di attingere a qualcosa che mi ispiri, è chiaro che devo liberare questa mente da tutto quello che la sta intasando, o perlomeno devo, ess devo essere disposto ad aprirla, ha la possibilità di altre cose ma anche a liberarla un po perché se è già piena di informazioni non può sentire esattamente come è chiaro che per connetterti a qualcosa che sta più lontano un po' come voler sentire un suono più lontano devo quantomeno essere in grado se non se faccio fatica anche a cancellare del tutto dei suoni che sono nell'ambiente comunque la mia mente deve essere in grado di rinunciare un attimo allontanarsi, distaccarsi da un certo tipo di suoni per connettersi a altri suoni. Quella è un'arte che poi è sviluppata, ma intanto è importante concepire questo. Quindi, come vi dicevo, se vi va di approfondire, vi invito a farlo, vi accorgerete che questa concezione, se vogliamo, teorica, c'è sempre stata ed è, non è mai sparita del tutto, da nessuna parte, c'è sempre stata ovunque, da Occidente ad Oriente, e comunque sta tornando. Quando dico sta tornando, intendo che sta tornando nell'ambito della fisica quantistica sugli aspetti, se vogliamo, materici, ma da un punto di vista della psicologia transpersonale, sta tornando in un ambito che è comunque attualmente eh, riconosciuto, un, alcune scuole di formazione sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, esiste la facoltà di psicologia transpersonale, credo, negli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di un modello scientifico. Un paradigma scientifico, un modello scientifico che ha un suo valore accademico, ok? Anche se non gli viene riconosciuto da, dall'opinione pubblica, anche se l'altra fazione storce ancora un po' il naso, però vi sto parlando. Questo è importante, eh? quello che sto dicendo è molto importante. Rendetevi conto che la concezione energetica della, della mente, della psiche, come volete, insieme alla concezione olistica dell'essere umano e dell'universo, quindi anche della concezione del. La concezione spirituale, se vogliamo, dell'esistenza ad oggi è inclusa anche all'interno di un modello scientifico accademico. È una cosa bella, questa è una cosa, una bella notizia che dovremmo considerare. Che dovreste considerare se siete interessati a queste cose o se avete paura di essere totalmente presi per fuori di testa. Cioè, è importante che vi rendiate conto che se fino a 50, 60 anni fa. Si poteva dire di tutto questo perché tanto la scienza diceva l'opposto. Oggi, anche se ripeto, non è. E ancora deve diventare opinione pubblica, ma dovete sapere che ad oggi, quando, questo è importante, quando qualcuno vi dice che la scienza nega quello che ho appena detto, dovrebbe sapere che una dovreste chiedere quale scienza o quale parte della scienza. O questa famigerata comunità scientifica, perché dovreste rispondere. Guarda che una parte, magari piccola, ma una parte della comunità scientifica, una parte del mondo accademico sta dicendo esattamente questa cosa qua. Quindi gli potete dire fai, vai, vai a parlare con loro, se non ti sta bene, parla con loro, parla con il mondo accademico che ha riconosciuto questa parte, parla con gli accademici, gli scienziati e um, sì, eh, diciamo le, quella parte di comunità scientifica che sta portando avanti queste concezioni. Okay? È importante, l'ho detto cento volte che è importante, ma perché è davvero importante? Perché la, la battaglia per l'affermazione di un mondo, di una nuova concezione, passa anche, forse oggi più che mai, nell'affermare tranquillamente delle cose, de, nell'informarsi e affermare con pacatezza delle conoscenze che sono tante, che ci sono. Maria Santi, ciao Maria. Sì, certo, anime antiche. Sì. Guarda, interessante, penso eh, Maria che ti riferisci a, a queste persone che stanno nel mondo accademico e eh, nel mondo scientifico, credo che tu dica questo, eh, però, ed è, è, è vero, ma è anche vero, questo lo trovo interessante, che a volte sono semplicemente anime magari non così, non così evolute, magari anche, mh, se vogliamo, meno antiche, però più più aperte, più semplici e più, più genuine e, e che in qualche modo portano avanti questo concetto. Non va escluso rispetto a tutto il discorso di prima che, come sembra sia accaduto molto più spesso di quanto pensiamo, alcune anime inconsapevoli siano utilizzate da forze positive perché facciano delle scoperte. Si racconta anche questo, no? Cioè, quando abbiamo detto che... Ehm, da, là, da oltre, arrivano ispirazioni. Ma anche quando si dice che da, da, da altri ambiti arrivano delle ci sono delle forze oscure che cercano di bloccare l'evoluzione, va tenuto conto che probabilmente ci sono anche dall'oltre forze positive che invece mandano energia positiva. Quindi, da un punto di vista individuale, è chiaro che a noi, che cerchiamo di, di evolvere in coscienza, dovremmo mirare per così dire a quella consapevolezza a quella, quella canalizzazione consapevole di cui parlava Robindo però questo non toglie che ognuno di noi in quello che è, in piccolo può farsi tramite di qualcosa e questo non toglie che molti di noi sono, fanno già da tramite di qualcosa, magari senza rendersene conto no. Flora ve, veramente i fuori di testa sono quelli che negano ciò, <ride> vabbè senza giudizio Sem perché alcuni Devo dire, cerchiamo di essere anche comprensivi, quello che dà fastidio è quando c'è arroganza, quello sì, allora da quello bisogna difendersi, però molto spesso è semplicemente ignoranza, pura semplice ignoranza e quindi difficoltà proprio a comprendere qualcos'altro che non sia quello che viene detto da, dalle autorità, quindi... Ok, Francesca, tanto sono cose che non si fanno in maniera egoica, quindi basta saperne parlare con le persone giuste, sì, certo. Sì, sì io credo che sia importante. Poi, beh, se, se voi mi seguite, se siete qua, sapete che sono una di quelle persone che di sicuro non, 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 non mi tengo tutto per me chiuso in una stanza. Non che io quello che, di cui. Chi, non che quello di cui parli sia tutto quello che contengo, che so o che mi piacerebbe condividere eh, alcune cose ovviamente quando poi si parla come ho detto ci sono anche diversi livelli ci sono alcune cose che vanno trasmesse veramente da, di persona e da cuore a cuore come si suol dire alcune cose comunque mi sono reso conto che il mondo online permette di farle ma richiedono, ecco per quello che è nata Chris Academy richiedono un lavoro un po' più focalizzato e mirato più strutturato altre cose tipo queste che sono un po' più divulgative però io faccio parte di quelle persone che crede che almeno fino a un certo livello si possa parlare e forse che sia giusto parlare in questo momento sia giusto sia utile giusto, giusto o ingiusto conta poco può essere utile iniziare a parlare perché se parlano sempre gli altri eh, diventa eh, diventa cioè, diventa monotona la cosa e si rischia veramente di lasciare totalmente il potere decisionale ad alcune persone d'altro canto mettersi a litigare cercare di imporre la propria visione non serve a nulla però è, se una vuole chi si sa poi dipende dalla persona da ogni persona da quello che sente di voler fare o di dover fare di giusto che sente giusto nel proprio cuore però credo che oggi serva anche questo cioè per chi decide perlomeno di Comunicare delle cose è importante capire che serve un certo linguaggio, che serve anche una certa, oltre al minimo sindacale, un certo grado di civiltà nel parlare, cosa che molti non hanno in entrambi gli ambiti, eh, devo dire, sia da una fazione che dell'altra. Eh, però quindi amorevolezza, sicuramente, però anche l'aspetto razionale, anche mette davanti anche delle conoscenze che uno ha. Eh, o, o, o aumentare le proprie conoscenze proprio per avere un linguaggio e delle informazioni più corrette per parlare in un certo modo. Se decidi di fare questo, va fatto, esattamente come io decidendo di mh, promulgare, parlare, condividere alcune cose, ho dovuto eh, informarmi su come si utilizzano queste tecnologie, continuo a informarmi. Ho, mh, do, e utilizzare un certo linguaggio raccogliere le informazioni alcune cose dirle veramente nel modo o in cui è più capito o alcune informazioni davvero prenderle da contesti in cui magari potrei farne almeno parliamo di meditazione ad esempio o di anche di psicologia sono cioè pratico da più di vent'anni ok e da più di vent'anni mi osservo e conosco parte di me oltre che delle persone quindi a me, per certi versi, non è che può interessare tantissimo per forza conoscere quella ricerca scientifica che dice quella cosa lì, perché magari già l'esperimento, quindi a me non ne frega niente che qualcuno l'abbia scoperto. Però magari per me, che voglio divulgare queste cose, voglio informare le persone di alcune cose, studiare quel libro o eh, informarmi su quella ricerca scientifica e comunicarle, quindi dire guardate che le neuroscienze dicono questo sugli effetti della meditazione, è una cosa a cui potrei fare anche a meno per me personalmente, ma magari invece è utile per far avvicinare delle persone che magari sono in bilico, ma hanno un po' bisogno di avere qualche conoscenza scientifica. Ok, P quindi perché no? Francesca, volevo solo dire che chi è particolarmente sensibile deve anche proteggersi, capisci? Poi certo c'è un linguaggio per certe persone, ma dove si trovano dei muri io preferisco non sbatterci i denti. Questo assolutamente, Francesco. Certo, io parlavo infatti esatto, dopo, penso che dopo ho spiegato quello che intendevo. Nel momento in cui invece siamo attaccati, o ci sono delle persone che non sono particolarmente sensibili quando magari non lo siamo, assolutamente. No, sapersi difendere, sapersi proteggere è fondamentale e non è vero che bisogna per forza, cioè, negando quello che ho appena detto, non è però, no, non è negando, cioè, equilibrando quello che ho detto, eh, io ho detto che può, che può essere utile, che oggi è utile parlare di alcune cose, ho detto anche che per qualcuno, qualcuno si sente di volerlo fare, ma qualcun altro no, e questo non conta, però questo non significa farsi schiacciare dagli altri, non difendersi da chi... Ma lì non c'è, lì non, quando c'è un attacco di un certo tipo, non c'è proprio modo di parlarne io per chi eh, magari mi conosce da prima da quando ho il mio profilo da quando magari non avevo la pagina facebook o non era cresciuta così nel profilo personale ogni tanto ancora adesso mi capita di scrivere qualcosa però lo sto abbandonando sempre di più per il semplice fatto che mi sono reso conto che non ha senso mettersi a parlare di alcune cose con chi non, è, non ha proprio voglia di sentire o addirittura è lì per romperti le palle ho il mio, la, la mia pagina facebook poi se, ovviamente se qualcuno mi segue qui e mi interpella su qualcosa, non ho paura di confrontarmi, eccetera, eccetera. Però, se noto dall'altra parte che non c'è davvero nessunissimo interesse a aprirsi a delle cose, non, non devo parlarne. Assolutamente, Francesca, questo vale per tutti. <coughs> Sto aspettando se avete delle domande o altre cose da, da porvi. Che dire, per, uh, il fatto è questo che magari per approfondire quello che ho appena detto, se vi interessa approfondirlo da un punto di vista di studio, veramente... È, non avrebbe neanche tanto senso suggerire dei libri perché è un escursus talmente ampio per cui richiede, volendo, tanto studio. Però um, forse prendere dei buoni libri di psicologia transpersonale possono essere... Um, è uno dei lati della medaglia, nel senso che... Facciamo una cosa, vi do tre, tre Macro punti così spero di esservi utili per cercare dei libri piuttosto che dare dei titoli precisi perché sono veramente vastissimi. Però, ci sono tre ambiti, secondo me, interessanti da indagare o dove andare a pescare. Uno è quello delle scienze antiche e quindi qua parliamo di andare indietro a pescare i testi cosiddetti testi sacri, o comunque dei testi molto, eh, molto antichi e connessi a che rappresentano un po' la base o l'essenza di molte tradizioni, quindi dal, dalla Bhagavad Gita, il Tao Te Ching, l'Upanishad, eh, anche il Vangelo, la Bibbia, ci sono dei passaggi, però più il Vangelo forse, ma mh, poi tutti i libri di Platone, Aristotele per quanto riguarda l'Occidente, eh, la Grecia Antica, o testi sullo sciamanesimo, quindi studi seri sullo sciamanesimo, lo sciamanesimo e pescate quindi qualcosa che è molto antico. Poi in mezzo interessanti secondo me sono alcune cose del Rinascimento, tutto quello che è Giordano Bruno, tutti que quelli che sono i testi di alcuni maghi di quel tempo. Interessante, va però preso appunto va contestualizzato, è tutto quello che sono i testi del, del New Thought americano, quindi i primi del Novecento, che è quello, ripeto, di, che, que, quel movimento, quei testi che hanno ispirato poi la, il ritorno della legge di attrazione, dei secret queste cose qua, poi magari una piccola percorso di storia della psicologia dinamica, della psicoanalisi in, pro, in poi, però poi con i testi di psicologia traspersonale attuali, voi potete Spesso lì c'è un, un... per spiegare come si è ritornati a una certa concezione, spesso c'è un escursus di quello che ho appena detto. Quindi lì magari potete avere una, una, una visione più espansa. Eh, più, eh, più espansa, ma allo stesso tempo sistemata, ordinata di quello che ho appena detto. Questo da un punto di vista teorico. Per approfondire come studio questi aspetti qua. Maria all'inizio può fare paura, ma si impara a usare come difesa con la conoscenza e capire che è tutto nelle nostre mani. Siamo sicuramente responsabili. Cioè, anche questa secondo me è una cosa interessante, mm, utilizzarla come pratica. Cioè, l'idea di, di assumersi la responsabilità di ogni cosa che ci accade nella vita, cioè di come rispondiamo, non di ogni cosa che ci accade, quantomeno di come rispondiamo ad ogni cosa che ci accade nella vita è un ottimo modo per centrarsi e davvero per affrontare la vita meglio. L'assunzione di responsabilità è davvero una delle chiavi di volta per sviluppare una maggiore calma, una maggiore sicurezza e sicuramente una maggiore libertà. e Nello stesso tempo, leggendo il commento che hai messo, Maria, sicuramente anche allenarsi a non aver paura di confrontarsi con gli altri. Non aver paura. Non, non lasciare... Non, è importante non cadere nel gioco più o meno consapevole da parte di alcuni, per cui se non conosci delle cose, se non hai un titolo, se non, se non hai no, un fatto di, di competizione. Quantitativa no? di quante cose sai, è importante non cadere in quella trappola, però comunque rimane il fatto che a volte davvero non vale proprio la pena. Non, 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 è, non è stupido né bigliacco non entrare in una battaglia se ritieni che sia davvero inutile che non ci sia possibilità di neanche di vincere perché non ci interessa vincere. Se, vedi che non, se, se vediamo che non c'è possibilità o almeno in quel momento. Di arricchirsi, di guadagnarci entrambi, di, di trarne qualcosa di costruttivo. Ma perché combattere? Non ha senso. Cioè, combattere è una bella... avere lo spirito combattivo è importante, ma è importante anche avere la saggezza per capire quando serve tirar fuori quello spirito combattivo e non sprecare inutilmente energie laddove non servono. Bene, siamo arrivati alle 8.05, se avete un'altra domanda visto che ho iniziato un po' più tardi se vogliamo fare diciamo, un'ora di, di live altri 5 minuti ci sono quindi se avete un'altra domanda rispondo volentieri o un'altra cosa che volete dire vi ho detto diciamo Ricordato l'aspetto teorico, come approfondire l'aspetto la teori, teorico di quello che ho detto oggi, vi ricordo l'aspetto pratico, cioè quando, se fate già delle pratiche di meditazione o di consapevolezza, ma anche quando andate in giro normalmente, provate a vedere che succede se cominciate a concepire la vostra mente come qualcosa di energetico, un campo che si può espandere, si può ritrarre, si può focalizzare, si può connettere, come qualcosa di più dinamico. Che in teoria dovrebbe essere sotto il vostro controllo. O addirittura, questo è uno degli aspetti: questo è uno degli aspetti. L'altro, più meditativo, più eh, ricettivo, è proprio di concepire la mente come lo spazio che contiene i vostri pensieri. Prima di tutto. O addirittura lo spazio che contiene ogni forma. La mente universale, lo spazio che contiene ogni fenomeno. Ah, Francesca, vorrei sapere: lo yoga può sostituire la meditazione per un po'? Allora, la tua domanda è molto generica, nel no? senso che, eh... o meglio, la domanda in realtà richiederemo una risposta specifica. Perché la risposta giusta sarebbe che dipende dalla persona dal momento in cui sta vivendo. Quindi, se la, la risposta generica lo yoga può sostituire la meditazione per un po' è in generale certo che può sì ovviamente dipende soprattutto da questi fattori quindi soprattutto da cosa vuoi in quel momento cosa vuoi ottenere in quel momento ehm, tenendo conto poi che dobbiamo specificare cosa intendiamo per yoga perché se per yoga intendi tutto il percorso yogico quello per esempio dello yoga tradizionale, allora la meditazione è una parte dello yoga, no? Però se per yoga intendi, immagino, l'uso anche delle posizioni, delle posture, appunto dipende su cosa vuoi lavorare in quel momento. Ma nell'ottica di quello che ho detto oggi, può essere utile rendersi conto che se tutto è mente, allora anche quando stiamo usando il corpo per fare delle posture, stiamo lavorando con la mente, o addirittura che il corpo non è altro che la parte più esterna e densificata della mente. Quindi stai comunque lavorando con la mente, c'è da capire che cosa vuoi in quel momento. Poi ovviamente ogni persona in che momento sta, in che periodo sta, però sì, ci sono dei momenti dei periodi per, per cui è meglio, sarebbe meglio più armonico lavorare con quella che chiamiamo meditazione. e Altri con quelli che chiamiamo che stai definendo yoga. Però certo, yoga con Roberta. Sì, io vi anticipo che ehm, ho parlato con Roberta Tomassini, che è una mia grandissima amica, oltre a questo è un di yoga e, e altre cose, però non solo. Eh, ha un percorso profondo di ricerca spirituale e con me abbiamo condiviso, condividiamo ancora adesso, in quarantena non si può, però fa parte della compagnia delle arti, quindi condividiamo anche l'amore e il, il fare ciò che sono le performing arts. Ehm, e vi anticipo che l'ho invitato ufficialmente a essere ospite di Rimani TV in qualche diretta, mi ha detto di sì, ma appena sarà possibile la... sarà qua con noi. Quindi, dato che Francesca mi ha ricordato, ve ne parlerò quando sarà ora. Allora, eh... allora ultima domanda di Maria. allora Pensi che gli animali hanno un ottimo senso di centratura perché non sono intasati mentalmente? Allora, il discorso degli animali, che è come quello delle piante, da questo punto di vista, per quello che sto dicendo adesso, è un discorso particolare. Perché da un lato no? noi come esseri umani siamo all'interno di un percorso evolutivo, ci sono vari... Vie evolutive, vari percorsi evolutivi, l'universo è una cosa complessa. Ma non, se guardiamo l'aspetto, diciamo, del passaggio del regno minerale a quello vegetale, a quello animale, a quello cosiddetto umano, che ancora non abbiamo realizzato fin in fondo, allora in questo passaggio c'è quel particolare scatto raccontato in maniera più o meno simbolica o metaforica dalle varie tradizioni, per cui nell'essere umano rispetto all'animale è nata la possibilità ripeto, la possibilità che va realizzata, dell'autocoscienza, cioè della coscienza individuale. Nell'ottica, diciamo, in ottica oggettiva o spirituale, tutto è, è coscienza, come dicevo prima, tutto è energia intelligente e cosciente, ok? Quindi tutto è fatto di coscienza, quindi anche gli animali. Ora però esistono coscienze collettive, per così dire, e non autocoscienti, ok? Ora questa è quella che forse una delle, non so se è l'unica tradizione che lo descrive, interpretata in un certo modo, descrive questo passaggio come una caduta dal paradiso, ma, eh, che è quella giudaico-cristiana, però la gran parte delle tradizioni non parla di questo passaggio come una caduta, in realtà parla di questo passaggio come un passaggio evolutivo, che assomiglia un po' a quello che può vivere un adolescente quando a un certo punto deve diventare adulto e gli viene data la libertà. Quindi è chiaro che vi molte più difficoltà, apparentemente, di quelle che viveva prima, quando era protetto dalla famiglia. Ma quello è un passaggio evolutivo di crescita. Quindi, eh, la possibilità dell'autocoscienza, o se volete un termine più occidentale cristiano, il libero arbitrio, produce paradossalmente la possibilità di disarmonia, cosa che non hanno invece gli animali e le piante. Cioè, quella sensazione, che è vero, è eh, che si può percepire si percepisce direi anche abbastanza forte, per cui sembra che le piante e gli animali siano in qualche modo sempre in meditazione e quindi si percepisce una cosa armonica, è data proprio dal fatto che sono in totale unità con le leggi di natura perché fanno, sono inconsapevolmente, inter, vivono inconsapevolmente eh, quello che è la realtà, cioè l'interconnessione di tutte le cose. Nel momento in cui da questo si passa alla possibilità di essere autocosciente, cioè un essere comincia a risvegliare una coscienza individuale che può auto-osservarsi, in qualche modo si crea una specie di separazione. Questa separazione, ripeto, non è per forza qualcosa di negativo, anzi, è una possibilità nuova evolutiva, cioè quella di acquisire il potere creativo. Un animale non ha potere creativo, capite? Non, non può auto addestrarsi non può attingere a qualcosa di nuovo e portarlo qui consapevolmente parlo in realtà neanche l'uomo lo fa più di tanto che, che lo fanno in pochi infatti come dicevamo prima chi si connetta a un campo ora che succede che quindi però per, per arrivare ad acquisire un vero processo creativo, creativo occorre prima acquisire la possibilità di scelta il libero arbitrio la possibilità di guardarsi da fuori questa possibilità crea il casino in realtà perché si ha quella sensazione di e ecco perché c'è quella sensazione di nostalgia di perdita di un paradiso terrestre, no? Perché si perde quella semplice, genuina connessione, un po' come un adolescente, ripeto, che diventa adulto. È costretto per diventare adulto a rinunciare un po' a quella sensazione. Poi, ovviamente, sto parlando simbolicamente, so che ognuno ha avuto delle esperienze diverse poi Vi parlo a livello archetipico, no? Si lascia quella. Quella, quella protezione eh, che poi è dipendenza in nome di una libertà che però significa anche assunzione di responsabilità, torniamo al discorso di prima. Quindi questa naturalezza così bella che vediamo negli animali e nelle piante, per noi è, da un lato, la nostalgia di qualcosa che abbiamo lasciato ma che non vogliamo perché significherebbe mm, eh, involvere non so se si dice, cioè eh, retrocedere all'interno dell'evoluzione, no? significherebbe... Tornare indietro, dall'altro, però, ci anticipa quel tipo di naturalezza che ritroveremmo, potremmo ritrovare in maniera autocosciente quando sviluppando una vera individualità cosciente, poi decidiamo consapevolmente di riconciliarci con la natura, di metterci al servizio, ma soprattutto riconciliarci. E a quel punto si arriva a una naturalezza consapevole. La metafora che funziona di più è come quella può essere quella di una disciplina artistica, anche qui come faccio spesso. Una persona può da ragazzina avere un talento naturale per la danza e muoversi in modo molto naturale, però lo fa in maniera estensiva e non è in grado di creare qualcosa di nuovo, non è in grado di produrre arte. Allora inizia a studiare danza. Ecco che quando inizia a studiare danza, spesso, paradossalmente, si può sentire artificiale. Cioè può sentire che in quel meccanismo di ricerca, di studio, vede delle cose disarmoniche, che, che da piccolo non c'è, cioè un bambino non è disarmonico quando danza spontaneamente. Un balleri, un, un, una persona che si sta allenando alla danza può apparire disarmonico, ma non è che è peggiorato. Sta solo cercando di arrivare a quel punto in cui, come un ballerino bravo, veramente bravo, un artista bravo e creativo, saprà muoversi di nuovo in maniera molto naturale, ma stavolta in maniera consapevole, cioè padroneggiando il movimento. Ecco perché la ricerca interiore spirituale in Occidente, perlomeno, ma non so se solo qui, però è stata chiamata, è stata parlata un'arte, la una creazione della grande opera, l'arte regia, no? Perché è essenzialmente un percorso artistico. Abbiamo lasciato, si lascia il mondo naturale, si accetta che non ce l'abbiamo più con la naturalezza, non ce l'abbiamo... cioè... Ma è avuta no, forse evolutivamente sì, ma quando nasciamo qui, nasciamo già con un programma interno che non ci permette di essere esattamente naturali come gli animali. Quindi ormai siamo lì. E allora ecco che tanto vale, vale la pena mettersi al lavoro in questo lavoro artistico per arrivare a, a conquistare, a prendere in mano la nostra esistenza e accedere a una riconciliazione a quella, di nuovo a quella naturalezza ma stavolta con un potere creativo nuovo questa è, cool, è diciamo la, 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 la meta per così dire della ricerca interiore spirituale perlomeno una meta importante dell'essere umano quantomeno bene siamo arrivati eh, vi ringrazio per l'attenzione spero che vi sia utile tutto questo naturalmente vi ricordo che potete rivedere questi video qui su Facebook, ma su Facebook dovete ripescare nella, nella mia pagina, però poi saranno caricati su YouTube nel canale New Mind TV. Quindi il consiglio che vi do è di iscrivervi a quel canale, di cliccare sulla campanella così almeno riceverete le notifiche e perché su YouTube li avete più ordinati, ma ancora meglio c'è il sito newmind.tv dove tutto, andateci perché è tutto messo in maniera Molto più ordinata, ci sono proprio le serie, se voi andate sulla serie speciale live vi trovate tutti gli speciali, se andate su, um, ehm, eh, su serie, no, business, lifestyle, trovate tutte le puntate delle serie, quindi lì trovate tutto in maniera molto più ordinata, quindi vi invito a fare questo. Eh, mm, vi saluto, ok, Maria adesso mi sono messo un'altra domanda, però siamo fuori tempo, semmai... Eh, la, me la lascio lì o se ti va, ri, mh, me la rifai un'altra volta su un'altra diretta o me la scrivi in privato se ci tieni a avere una risposta in privato. Se no, me la ricordi una prossima volta e cerco di risponderti volentieri. Che adesso siamo andati un po' fuori, eh, quindi vi dicevo. Ritrovate tutti questi live, eh, ma anche gli altri video non live, nel sito newmind.tv. Rimanete connessi. Ci saranno nuovi ospiti, come vi dicevo e anche in privato se volete. Fatemi delle domande se volete, cioè se avete piacere che io parli di alcune cose, di alcuni temi, suggeritemi, fatemi la richiesta, io farò il possibile per rispondervi o per parlare dei temi che mi chiedete di trattare. Un abbraccio e un bacio, buona serata a tutti. Ciao.